La ringrazio, caro direttore, là, per avermi invitato e per la sua gentile introduzione. È un piacere per me avere l'opportunità di parlare con voi dell'orecchio. Avete già notato che io non parlo bene italiano e userò parole in inglese o peggio spagnolo, ma farò del mio meglio. Posso andarmene subito? Il mio compito oggi è dimostrarvi come funziona l'orecchio. E quello che voglio fare è mostrarvi come è una macchina fantastica che non potrebbe immaginare di progettare o costruire, nemmeno se siete molto bravi. Chi fa questo con luce? Siete bravi con computer o ingegneria. Voglio mostrarvi come l'orecchio manda messaggi al cervello che permettono al cervello di dire: ah, questo è un flauto piccolo, questo è un fagotto, questo è il canto di un usignolo. In questa conferenza parlerò soltanto dell'orecchio, non del cervello, perché in 45 minuti è difficile di parlare del orecchio. Anche parlerò soltanto dei studi fatti di altri scienziati, non di me. Il mio lavoro è in un campo completamente diverso. E comincerò con una breve discussione delle funzioni dell'orecchio. E poi parleremo molto brevemente della fisica del suono. Questa discussione sarà molto breve perché io so quasi niente della fisica. Ho dovuto ripetere almeno due volte gli esami nella scuola. Voi ne sapete molto di più di me, ma ci sono due o tre principi cardinali che aiutano a capire come funziona l'orecchio. E dopo questo parleremo dell'anatomia dell'orecchio e poi dei messaggi mandati dal nervo uditivo al cervello e dopo questo la discriminazione di frequenze differenti. E poi una cosa che forse non sapete, che il cervello manda impulsi all'orecchio per modulare la sua sensibilità. E finalmente parleremo breve dell'impianto cocleare. Allora, cominciamo con le funzioni dell'orecchio. E possiamo domandare qual è la gamma di intensità che noi possiamo udire. Per esempio, di un rock band, fino al minimo che noi possiamo sentire. O una sinfonia di Bruckner, fortissimo, il fruscio delle foglie nel vento. E questa scala, queste cose sono sempre terribili. Un giorno una persona andrà in una foresta e prende un pezzo di legno lungo e sarà molto meglio. Ma questo è infatti, questa è una scala logaritmica, questo è migliaia di volte più alto del fruscio del vento. E sentirete un pezzo di musica rock più tardi. E le frequenze che noi possiamo sentire sono anche un spettro delle possibilità uditive. E noi possiamo sentire con i nostri orecchi da
20 cicli al secondo, wow, fino alle note alte, 20 miglia cicli al secondo. E voi sapete che animali hanno orecchie differenti, per esempio un cane può sentire note più alte, un pipistrello anche più alto, ancora più alto. E adesso voglio parlare per 2 o 3 minuti, una piccola digressione, per dirvi qualche cosa di questa bellissima piccola rana che si trova nelle Caraibe. Io vado ogni anno a una piccola isola nelle Caraibi che si chiama Grenada, non lontano da Antigua, dove il vostro ex presidente del Consiglio organizza la sua party di Bunga Bunga. Ma questi piccoli rane si trovano da tutte le isole, da Porto Rico fino a Venezuela. E tutta la notte cantano cochi, 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 e sono chiamati rane cochi. E perché fanno questo? Che succede? La notte la rana maschio, per me come inglese è difficile dire la rana maschio, ma la rana maschio sale su un albero e al cima di una palma e comincia a cantare cochi, cochi, cochi. E la rana maschio, ancora una volta, laggiù, sente questo oh, e sa che vuol dire va via, questo è il mio albero. Allora la rana maschio va via e cerca un altro albero. Ma la rana femmina, questo è più logico per me, sente il suono e dice ah, questo vuol dire tesoro, ti aspetto. Allora la femmina sale sull'albero e loro sono felici una notte. E queste rane sono piccolissime e piatte e nella mattina saltano dall'albero e si librano nell'aria e scendono come 2 paracaduti. E perché lo dico questa storia? Perché il loro comportamento dipende dall'orecchio. L'orecchio del maschio sente il suono co, va via. L'orecchio della femmina è differente e sente chi, va con me. Allora questo mostra, prima come ho detto, che l'orecchio può determinare il comportamento dell'animale, e anche mostra che l'orecchio è fatto in altri modi per altri animali, e noi abbiamo il spettro di 20 fino a 20 miglia cicli al secondo. Adesso una breve discussione della fisica del suono. E voi sapete che il suono consiste di onde meccaniche. L'energia comprime l'aria e vengono onde. E queste onde sono simili alle onde in un lago. Se io lancio un sasso nel lago, ci sono onde. Se io prendo un sasso più grande, le onde sono più grandi. E se io faccio questo con l'acqua, le onde hanno una frequenza più alta. È interessante fare un confronto tra luce e suono, l'occhio e l'orecchio. Il suono, abbiamo detto, è una onda meccanica. La luce è un'onda elettromagnetica. Il suono ha una velocità di 1200 km all'ora e può passare per l'aria, per liquido,
per ossa, ma non in un vuoto. Al contrario, la luce ha una velocità e frequenza milioni di volte più alte e può passare anche in un vacuo. È interessante vedere come l'occhio e l'orecchio usano queste onde per fare segnale per noi. E qui vedete tre colori. E qui voi sapete tutti che questo bianco non è una onda, ma consiste di tre onde: blu, verde, rosse. Blu alta frequenza, rossa bassa frequenza. Non c'è una onda semplice come quello che abbiamo mostrato, che è bianco. E vediamo che succede quando noi facciamo una combinazione di rosso e verde. E guardate questo. Vanno insieme e poi avviene giallo. Questo succede con luci, non con colori. E voi vedete questo come un colore, ma è fatto di due colori. Ci sono due onde là. Infatti, quello che noi sentiamo nell'orecchio non è mai così semplice. Consiste di qualche cosa come questo, per esempio. Queste sono tre parole che voi conoscete: Padova, Milano, Genova. E in questo caos ci sono alte frequenze, basse frequenze, frequenze media, onde grandi, onde piccole. E qui sentite le due prime righe della Sinfonia Eroica di Beethoven. Ah. Max, Max, questo dovrebbe andare. Niente. In questo potete sentire tutte le note, dai flauti ai contrabbassi. E quello è la funzione principale dell'orecchio: distinguere varie frequenze. L'occhio non può farlo. In questo giallo che abbiamo visto prima, o il bianco, non può vedere che ci sono tre colori nel bianco. Ma il suono non è così. Se io suono la nota Do sul pianoforte, io non posso cantare. E anche la nota So, non sento Mi nel medio. L'orecchio funziona in un modo completamente diverso dell'occhio. Ho imparato molti anni fa che devo coprire questo quando bevo. Allora, l'orecchio guarda una parte del spettro delle onde sonore e fa distinguere le note alte, le note basse e tutte le altre. Prima di descrivere come lo fa, parliamo dell'anatomia dell'orecchio. Oh, che noia, anatomia. No, vi sbagliate. L'anatomia è molto interessante e senza anatomia non è possibile capire niente di funzione. L'orecchio, come sapete, ha tre parti: esterna,
media interna. E la parte media e la parte interna, e questa non vale niente. La parte interna e la parte media, parte media e interna sono circondate di ossa. Ma pensiamo un momento di questa parte media, l'anatomia. Qui c'è la membrana timpanica. Potete vedere questo punto? Ah, avete buoni occhi, io no. Allora, le onde sonore vengono qui e premono su tre piccolissimi ossicini. Sono le ossa più piccole in nostro corpo. Allora, quello preme sul prossimo e questo preme su questo e poi sulla finestra ovale. Hanno nome in inglese malleus incus, stapes, non interessanti nomi. Noi possiamo chiamarli Aldo, Giovanni e Giacomo. E che succede? Il suono arriva su questa membrana e c'è una pressione finalmente da Giacomo sulla finestra ovale. Ma pensate un momento, pensate al sviluppo. Quando voi siete stati embrioni, c'è stato un buco nel cranio e poi in questo sono stati inseriti tre piccolissimi ossicini, ma devono essere esattamente della lunghezza giusta, l'articolazione deve essere giusta. E perché è fatto tutto questo? Perché? A che si serve? E per fare amplificazione, perché le onde sonore arrivano qui e questo è grande. Invece la finestra ovale è molto piccola e così l'energia qui è concentrata là. E questo vuol dire che c'è una amplificazione di 200 volte, 200 volte più grande l'energia qui perché è così più piccolo. Adesso andiamo all'orecchio interno. E l'orecchio interno, penso che voi sapete questo, ha una forma di una chiocciola, come guscio, il guscio di una snail lumaca. È difficile esaminare la struttura di una cosa che è in questa forma. È molto più facile vedere che succede e che c'è qui dentro se facciamo questo. Possiamo srotolare o allungare questo nell'immaginazione. E poi abbiamo qualche cosa come questo. E qui c'è la finestra ovale. E qui dentro possiamo vedere che c'è qui dentro, sarebbe non così facile con una chiocciola. E vediamo che ci sono tre compartimenti, è pieno di fluidi. E se guardiamo qui, qui facciamo un colpo come una salami, vediamo che ci sono tre compartimenti così. E questa membrana è la membrana importante per noi e si chiama la membrana basilare. Che succede? È che la finestra ovale è qui. Quando Giacomo fa pressione qui, fluido va là con le onde vanno nel fluido e fanno vibrare
la membrana basilare o in su o in giù. E possiamo vedere questa struttura meglio nel prossimo. E qui vedete come è. Tutto questo è osso, questa è la membrana basilare, l'importante per noi, è importante perché è elastico. Una onda che va qui e qui fa vibrare questa membrana. E qui ci sono le cellule sensoriali che si chiamano cellule ciliate. E guardiamo questa parte qui meglio nel prossimo. E qui vedete una cellula ciliata sensoriale qui in giallo. Questa è la membrana basilare che va in su e in giù. Quando un suono, una onda passa, questa membrana va così. E ci sono cili qui e questi sono piegati o a destra o a sinistra quando passa la onda. Notate una cosa extra? Ci sono altre cellule ciliate qui, ma questi sono importanti per noi al momento, perché queste sono le cellule sensoriali e loro sono collegati a fibre nervose che vanno al cervello. Allora, un stimolo qui, un movimento della membrana basilare, è un stimolo per questa cellula e manda un segnale. E potete vederlo nel prossimo qui. Quando la membrana basilare va in su, c'è una sono piegati così e in su così. E quando va a destra, impulsi vanno nel nervo al cervello. Questo è un slide veramente stupido, perché la deflezione che ho fatto qui è enorme. Infatti, anche questo è molto troppo grande. Il nostro orecchio è incredibilmente sensibile a piccoli, piccoli movimenti del suono. Per esempio, un movimento con la dimensione di una molecola di idrogeno e basta per fare stimolazione di questa cellula. Allora, abbiamo detto che le cellule sensoriali sono molto, molto sensibili. Ci sono 16.000 di queste collocate sulla membrana basilare e quando si muove sono stimolati. Ma quali sono i messaggi che queste cellule mandano al cervello? Possiamo vederlo adesso. È possibile registrare questi impulsi se mettiamo un ago, un filo molto fino in questo nervo. E poi possiamo registrare gli impulsi quando vanno al cervello dell'orecchio. E potete vedere uno di questi impulsi in questa slide. E che vedete è che è l'impulso elettrico. Questi sono millivolt, allora approssimamente un decesimo di un volt, meno della batteria in suo MP3, ma possiamo registrare questo, dura 2 o 3 millesimi di secondi. E adesso una cosa che forse sapete, forse no. Tutti questi impulsi sono quasi uguali in tutti gli animali, in tutti i nervi del nostro corpo e in tutti gli animali. E questo vuol dire, se io mostro questo a mio amico, buon amico Andrea Nistri là, un professore di neurobiologia alla SISA, e lo dico, questo impulso ho registrato io in una sanguisuga, in una langosta, in una lucertola, in un coniglio o in una professoressa di musica al conservatorio,
qual è? Lui non può rispondere, perché sono tutti quasi uguali, non esattamente. Allora abbiamo un problema. Se i segnali sono identici, il nervo ottico e il nervo acustico, come può il cervello sapere che l'uno significa luce, l'altro suono? E la risposta è che possiamo pensare di tre fili di telegrafo. E poi io posso premere su un interruttore qui, un segnale va e un campanella suona. Un altro interruttore qui, boom, segnale luce. Un terzo, boom, segnale, una porta si apre. In tutti questi tre fili i segnali sono gli stessi. Quello che è importante è da dove viene la provenienza e da dove va. E questo è come funziona il sistema nervoso. I segnali sono stereotipati, ma importante è da dove viene e da dove va. E dove va. E adesso possiamo pensare di come la coclea può analizzare la frequenza. Abbiamo sentito questa bellissima musica e vostro orecchio ha potuto sapere il suono del violino e del contrabbasso. Come l'orecchio può distinguere tutte le frequenze? La risposta dipende dalla forma della membrana basilare. Abbiamo detto la membrana basilare è qui. E la onda meccanica fa vibrare questa membrana, questa qui. Allora, io lo prendo fuori qui e vediamo che questa membrana è così. La parte vicino dell'apice della coclea, della chiocciola, è larga. E qui è stretto. E quando guardate questo, pensate naturalmente a una arpa o un pianoforte, dove ci sono corde lunghe e corde corte. E quelle vibrano con note basse, e queste con note alte, i. Allora, che succede è che ci sono, ho detto, 16.000 di queste cellule ciliate spostate sulla membrana, queste cellule sensoriali sono quasi identiche, con soltanto poche differenze, possiamo dire sono identiche. Ma quando quello è attivato, vuol dire che è un suono basso, questo è un suono alto. E possiamo vederlo nel prossimo, speriamo. Until now it's okay. Ah. Grazie Max. Qui vedete che succede quando un suono con una frequenza alta o una frequenza bassa arriva qui. Cominciamo con la frequenza alta. Vedete la vibrazione è qui. In questa parte, come abbiamo detto, perché queste corde non sono lunghe, questa parte vibra con frequenze alte. E poi proviamo frequenza bassa. Allora, quello che abbiamo detto è che la membrana basilare ha una forma che fa vibrare in un modo differenziale per frequenze. Le frequenze alte qui
le frequenze basse là. E questi messaggi vanno al cervello, che può distinguere i due tipi di note e le note entre le due. E adesso... Grazie Max ancora una volta. Adesso passiamo ancora una volta alle cellule ciliate. Abbiamo detto che quello lì, che era in giallo prima, era la cellula ciliata sensoriale che manda messaggi al cervello dicendo: io sono all'apice della coclea, allora questo mio messaggio dice che c'è un suono basso. Ma ci sono questi tre qui, e che fanno loro? Sono quasi gli stessi che questo. Ma vedete, non hanno una fibra sensoriale. Invece ci sono fibre che vengono dal cervello a queste cellule. E che cosa fanno? Qual è l'effetto del cervello su queste cellule? E perché lo fa? L'effetto è questo. Quando queste cellule sono stimolate del cervello, diventano più lunghe. È come un motore nella cellula. E perché, a che si serve? Questo si serve per diminuire la sensibilità dell'orecchio, perché abbiamo la cellula ciliata qui. Questa è la cellula esterna che vedete là. Se questa cellula qui diventa più lunga, più rigida, questo impedisce i movimenti della membrana basilare. È un supporto, e questo impedisce che queste cellule sono danneggiate. Allora la funzione è per proteggere l'orecchio. Può immaginare un suono molto forte. Il cervello riceve questo e dice: devo diminuire la sensibilità dell'orecchio. Lo faccio con queste cellule qui, lo farò più lunga, allora questa membrana qui non può vibrare così forte. E voi dite, questo è un diagramma, come io so che è vero quello che tu dici? Allora, guardate qui. Questo bellissimo film grazie Max ancora una volta. Veramente, Max dovrebbe dare questa conferenza. Questa è una cellula isolata del orecchio di una rana. La rana naturalmente era anestetizzata, e questa è una dissezione molto molto difficile. È stato fatto di un amico mio che si chiama Jonathan Ashmore. E poi qui c'è un elettrodo, e con questo lui ha potuto stimolare questa cellula in un modo esattamente come l'ha fatto il cervello. Allora questa è una stimolazione artificiale. E adesso vediamo che succede. Io sono così incompetente con queste cose. Ho saputo che questo succede. Ma wait, it's worth waiting for. Ok. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 2 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock.
vedete che è vero, che la cellula può diventare più lunga o più corta. C'è un motore qui dentro. A questo punto, quando io parlo della ricerca basica come questa, sempre c'è una domanda del pubblico. Quello che tu hai detto è molto interessante e bello, almeno spero che dicano questo. E poi dicono, a che si serve questo? Perché è possibile che voi scienziati ricevano sacchi di soldi per fare ricerche perché è interessante per voi. E artisti, musicisti possono morire di fame. Ma perché spendere tutti questi soldi per la scienza basica? E normalmente quando una persona mi domanda questo della mia ricerca, io guardo il pavimento e dico, chissà, forse un giorno sarà possibile avere nuove terapie per malattie. Ma in questo caso, non è difficile dire perché vale la pena di farlo. In questo diapositivo vedete una cosa meravigliosa, l'impianto cocleare. E questo è un filo, e this thing is really disgusting. Il chirurgo mette un filo nella cochlea e questo filo di metallo appunti per quale può stimolare varie parti della cochlea. Per esempio questa parte o questa parte. Fuori c'è un microfono che riceve le onde sonore e le trasforma in impulsi per un stimolatore qui che fa un corrente, che fa stimolazione. E in questo modo è possibile di fare stimolazione di un noto alto o un noto basso, una nota bassa. E questo ha riuscito molto bene per qualche paziente sordi. Per esempio, ci sono pazienti sordi che hanno potuto parlare al telefono dopo questo impianto. Non è sempre così buono, ma aiuta bene. Allora, quello che voglio dire è che la gente che hanno fatto le ricerche per studiare come funziona l'orecchio, loro erano spinto di una curiosità. Come può funzionare questa macchina? Come è possibile che può distinguere note alte e basse, tutti i volumi, tutti gli strumenti e mandare questa informazione al cervello? Ho detto che non parliamo del cervello in questa conferenza. Veramente non ne sappiamo niente di come funziona il sistema uditivo nel cervello. Ma hanno scoperto come funziona l'orecchio perché era così interessante. E penso che è importante sapere che non sempre viene subito una terapia come questo impianto cocleare. Non è possibile, quando una persona fa ricerche basiche, dire quando arriverà una terapia. Naturalmente, ogni persona che lavora nella neuroscienza pensa delle malattie terribili del sistema nervoso, di sclerosi multiple, del morbo di Alzheimer. E ognuno vorrebbe fare un contributo per trovare una cura. Ma pensate a questo orologio. Questo orologio, se non funziona, che cosa posso fare? Normalmente io faccio questo. E molte delle cose nella medicina, io ho studiato medicina, sono così. Ma per veramente fare
una cura, per fare una riparazione, è necessario sapere come sono le funzioni normali. E noi tutti che lavoriamo sulla scienza basica siamo convinti che è necessario sapere come il cervello funziona per trovare cure importanti. Posso dire finalmente che io penso che è importantissimo trovare cure per malattia, ma è anche molto importante di studiare come funziona il cervello, perché il cervello è responsabile per tutto il nostro comportamento e anche è molto affascinante sapere come funziona. Grazie. Era 43 minuti. Abbiamo un piccolo ritardo, ma se c'è una o due domande per il professor Nichols, ovviamente non dagli specialisti. Anche specialisti. No, perché poi si fanno belli, è per farsi belli. Ma io non ho fatto il ritardo, ho parlato 43 minuti. Volevo chiedere al professor Nichols come fa una cellula sensoriale a trasformare un segnale acustico in un segnale elettrico che poi arriva al cervello. Una bella domanda. Hanno tutti sentito la domanda? E naturalmente questa è una domanda molto difficile trovare la risposta, ma sappiamo come funziona adesso. Hanno trovato che le ciglia, quando sono piegate a destra così, sono connessi con piccole piccole ponte. Allora immaginate, quella è una ciglia, quella è un'altra ciglia, e ci sono ponte così. E quando va così, questo tira su questo, e così sono aperti canali nella membrana. La cellula sensoriale ha canali nella membrana che possono essere aperti o chiusi. E questi canali, quando sono aperti del piegamento, ioni possono entrare e questo è un corrente. Non è come un corrente, è un corrente elettrico. E questo fa una stimolazione. Grazie. Allora, lei ha domandato, io non ho sentito la prima parte, ma quello che ho capito è che lei vuole sapere dell'equilibrio che anche nell'orecchio così. Sì. È una parte differente, è una parte separata, e questa parte per l'equilibrio non è la coclea, ma vicino della coclea. E ci sono due parti specializzate. Una parte è fatto con canali semicircular, come si dice, semicircolari, e loro possono rispondere quando è una rotazione, così o così. E ci sono altri che dicono se io ho un'accelerazione in questa direzione o in questa direzione. E con questi due assi e con la rotazione possiamo sapere esattamente dove è il nostro test. E questo è essenziale per il balanzio, perché
pensate un momento, il bilancio, balance, equilibrio, ogni momento è importante. Io sono troppo vecchio, non posso farlo, ma se io alzo questa gamba, io devo cadere se io non fa immediatamente una compensazione, lo vedo falso. Non lo faccio immediatamente, ma quando io penso di fare questo, già ho fatto le compensazioni qui, e questo è per l'apparecchio vestibolare, e questo manda fibre al cervello, e i due sono tenuti separati. Ok? Grazie.